Il sogno per la prossima estate della Juventus continua ad essere il ritorno di Paul Pogba a Torino, ma la situazione ogni giorno sembrerebbe essere più complicata. Infatti sul calciatore del Manchester United c'è sempre il forte interesse del Real Madrid, oltre all'ostacolo portato dalle alte richieste dei Red Devils, che valutano il calciatore circa 100 milioni. Secondo quanto riportato dal sito Daily Star, ad inserirsi tra le interessate ed a salire in pole position sarebbe il PSG. Infatti Maurizio Pochettino sembrerebbe aver fatto il nome di Pogba come rinforzo a centrocampo ed il Manchester United a giugno potrebbe accontentarsi di 75 milioni di euro, visto che il francese entrerà nell'ultimo anno di contratto. Dunque è sempre più complicata la strada per riportare Pogba in bianconero, ma ancora nulla è perduto. Non solo Pogba, altra pazza idea dallo United, Pogba continua ad essere uno dei sogni proibiti del calciomercato della Juventus, ma Paratici avrebbe messo nel mirino anche un altro bid dei Red Devils. Come vi stiamo raccontando già da qualche giorno, il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe riservare qualche sorpresa importante. Sia in uscita che in entrata, il progetto giovani continuerà ovviamente ad andare avanti, ma non sono affatto escluse né cessioni eccellenti, né colpi di grosso calibro. A proposito di questo, un nome sempre caldo è certamente quello di Paul Pogba, che torna costantemente di moda in casa bianconera ad ogni finestra di mercato. Il francese è il sogno proibito della vecchia signora e, con ogni probabilità, è destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione. Ma il polpo non sarebbe l'unico top player dei Red Devils nel mirino di Fabio Paratici. Secondo alcune voci provenienti dall'Inghilterra e riportate dal Daily Mirror, la Juve starebbe pensando anche all'attaccante classe 97 Marcus Rashford. Una vera e propria stella già affermata a livello europeo, ma ancora giovane e con ulteriori margini di crescita. Un profilo perfettamente in linea con la politica bianconera, un affare, alla De Ligt, insomma. Ovviamente, se queste indiscrezioni fossero confermate, l'ostacolo maggiore sarebbe il costo del cartellino del ragazzo, che il Manchester United valuterebbe intorno agli 80 milioni di euro. Un colpo dunque impossibile per la Juventus, se non a fronte di qualche cessione illustre. Considerando il ruolo e le caratteristiche di Rashford, il nome del possibile sacrificato viene spontaneo, Paulo Dybala. La gioia è ancora alle prese con la spinosa questione del rinnovo di contratto e la sua permanenza a Torino è tutt'altro che scontata. Che la Juventus stia già pensando al possibile sostituto dell'argentino, vedremo se Paratici busserà davvero alla porta dello United per Rashford, mentre è molto probabile che lo farà per Pogba.